Ragazze, buongiorno e buon Natale direttamente da Padula. Buongiorno, sono arrivata ieri sera sul tardi, appena ho finito di lavorare mi sono venuti a prendere e poi sono partita. Pensare ieri sera che era vigilia e oggi che è Natale insieme alla mia famiglia e poi andare via domani, perché io domani di pomeriggio lavoro purtroppo. Come state? Spero bene. Scusate se sul canale avete visto soltanto due vlogmas, ma in confronto agli altri anni che non li ho proprio fatti, direi che mi è andata bene. Non ne ho fatti di più perché non ho avuto il tempo purtroppo materiale, perché non solo ho lavorato, ma me ne sono accadute tante, quindi per questo non ci sono riuscita. Spero vi abbiano fatto piacere comunque e tenuto compagnia. Oggi non voglio annoiarvi perché è un giorno bello, quindi buon Natale a tutti. Io vi porto con me per quel che posso in questa giornata e magari anche, non lo so, nella giornata di domani. Ho aperto il mio primo regalino di Natale in un pacchettino tutto rosa. C'erano questi calzini meravigliosi. La particolarità è che quest'altro è diverso. Cioè, davvero ragazzi, sono stupendi, io poi adoro calzini, cioè i calzini sono la mia vita, più me ne regalano e più ne sono contenta. Quindi questo è stato il mio primo regalo che ho aperto ieri alla mezzanotte. Guardate che bello invece questo è l'albero che i miei hanno fatto qui sotto in cucina. E poi sopra hanno fatto un altro albero e presepe. Poi quando andremo sopra ve lo faccio vedere. Questo invece è l'altro presepe, scusate, l'altro albero con il presepe. Guardate che bello. Comunque, ragazzi, ho aperto i miei regalini che mi hanno fatto i miei genitori. E niente, però ve le farò vedere in un video completo. Vi ho voluto far vedere solo i calzini che ho aperto ciao. Che ho aperto questa notte perché è stato il primo regalino che ho aperto e indossato. E niente, ragazze, vado a lavarmi, a vestirmi, a fare uno shampoo perché ne ho bisogno. A dopo, un bacione enorme. Ok, ragazze, shampoo fatto. Dopo passiamo alla doccia, così mi ristrutturo un po', ragazze, perché alla fine lavoro sempre, sempre problemi. Anche queste cose così scontate le faccio di fretta e quindi non me le godo mai. Quindi ecco, adesso oggi almeno riesco a godermi anche un semplice shampoo. Comunque ci vediamo dopo, vediamo cosa fare per questi capelli. Shampoo e doccia fatta. Adesso mi dedico ai capelli. Come al solito l'unica cosa che so fare è il riccio con il ferro, quindi anche oggi farò questo. Con il mio ferro che da anni ancora è con me, della Philips. Proviamo se è caldo. Ok, io continuo a dopo. Eccomi qui, io mi sono vestita, truccata, ho fatto i capelli. Allora, dopo andrò a mettere due mollettine, però vi dico la verità, il risultato non mi dispiace. Vi faccio vedere ciò che ho utilizzato per truccarmi. Allora, questa palette, e vi dico subito quale colore sono andata ad applicare. Questo. Spero si veda bene, a me piacciono molto 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 di più questi colori caldi. Poi, allora, come profumo metto questo, Jennifer Lopez, adesso lo spruzziamo perché ancora non l'avevo fatto. Mamma mia, ragazza, è buonissimo. Poi, allora, ho applicato sugli occhi questa matita, sulle labbra questa. Poi, allora, un attimo soltanto, sto chiudendo la matita, come rossetto il mio amato. Eccolo qui, che pratica di Shane, sì, così brillantinato, l'ho finito praticamente. E poi sono andata ad applicare in realtà anche questo che non mi dispiace, matte lipstick di questo colore bellissimo. Ok, ovviamente ragazze, ovviamente
non può mancare il mio amato mascara. Adesso orecchini e mollettine, andiamo. Finalmente pronta. Allora, ho messo questa mollettina, poi questi orecchini che vi feci vedere, che mi ha regalato la mia collega, con scritto Noel, questa collana, queste, che già avevo ovviamente, e questi. A me piace molto il mio look. Adesso vi faccio vedere anche cosa mi. Allora, ecco qui, ho messo questa maglia lunga con calze lunghe pesanti e questi stivaletti. Eccomi qua. Allora, adesso si esce, devo andare al tabacchino, mamma mi ha chiesto un favore. Siccome lei sta cucinando, io ho fatto altri servizi, come pulire il bagno, fare i letti, e poi mi ha chiesto anche appunto di andare al tabacchino. E poi devo passare da una signora, perché mia zia che abita a Roma ha fatto ci ha regalato, ci ha mandato tramite questa signora, che è di Roma, ma appunto nelle vacanze, abita a Roma, ma nelle vacanze viene a Padula, un pacco. Qualcosa di Natale, ecco, per noi per casa, e quindi devo andare a ritirarlo da questa signora. Andiamo. Eccomi qui per strada, ragazze, di nuovo buon Natale. Questa è la mia borsa, sciarpa, giubbino, e si va. Comunque, ragazze, per essere a Padula c'è davvero una bella giornata. Comunque, io ho lasciato il mio ragazzo giù a Villamare che stava male, con febbre alta, tosse, raffreddore, insomma, ha beccato purtroppo questo virus che c'è in giro. Non che io stia benissimo, ma per fortuna non come lui, almeno per ora. E quindi quest'anno salire a Padula e lasciarlo lì mi è dispiaciuto ancora di più, proprio perché sta male. Infatti spero si possa riprendere. Infatti colgo l'occasione proprio per questo di mandare un bacio a tutti e un augurio di buon Natale a tutti, scusate, soprattutto a chi in questo periodo sta peggio di noi sicuro, chi per cose più gravi, chi per cose meno gravi. Comunque, c'è un sole pazzesco. Eccomi qui, ragazze belle. Del mio pranzo di Natale non ho ripreso granché, se non la tavola all'inizio e l'antipasto, perché vi dico la verità, mi sono goduta il pranzo insieme alla mia famiglia, ai miei cugini, ai miei zii, quindi ho dimenticato completamente il telefono e poi faccio difficoltà in pubblico a registrare, vi sono sincera. Comunque adesso abbiamo finito e fra poco io e mamma andiamo alla messa, perché questa notte non ci è stato possibile andare. Comunque, questi capelli me li ha rifatti mia cugina, che è molto più brava di me. E devo dire, mi piacciono molto di più, forse dalla fotocamera non rende, ma sono molto più belli. E niente, dopo con mamma abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata in piazza e vedere se c'è un barretto aperto, di prendere giusto qualcosina insieme, qualche cosina dolce, calda insieme, perché poi appunto io domani poi mangerò, pranzerò velocemente e andrò via, perché anche se è Santo Stefano lavorerò. E quindi ci vediamo direttamente dopo. E magari faccio vedere cosa prenderemo al bar. Un bacio e a dopo. Allora, prima di andare a dormire, ci tenevo a farvi vedere i regalini che ho ricevuto qui a casa a Padula. È vero, volevo farveli vedere tutti in un unico video, ma in realtà ci ho ripensato
In questo vlog del giorno di Natale di Santo Stefano voglio lasciarvi anche il video dei regali che ho ricevuto qui a Padula, mentre poi in un altro vlog vi farò vedere i regali che ho a casa giù a Villamare, che aprirò appunto a Villamare perché ancora non ho aperto. Allora, i calzini già ve li ho fatti vedere, eccoli infatti, e si presentavano in questa bustina super carina, bellissima. Poi le mie cugine mi hanno regalato, oltre alla ricarica per il rinnovo della postpay, sono state dolcissime, mi hanno regalato questi due paia di orecchini. Allora, questi in realtà sono bottoni che loro hanno trasformato in orecchini perché ne avevano tantissimi e li hanno trasformati in orecchini, sono stupendi, poi questi colori caldi mi piacciono molto. Poi invece la mia mamma purtroppo, oltre agli stivali che già mi aveva regalato, ha voluto come al solito strafare, quindi in questa bustina bellissima, vi dico la verità, mi ha regalato una mutanda semplice rossa che non vi farò vedere, ma è semplice davvero come augurio. Poi, scusate la voce, in questa scatolina mi ha regalato questi bellissimi orecchini presi in farmacia. Sono davvero davvero belli, mi piacciono un sacco perché a me tra l'altro piace anche molto l'argento. Poi in quest'altra bustona mi ha regalato una maglia stupenda. Allora, prima di tutto mi piace molto il colore, il materiale, scusate è al rovescio, ma penso che abbiate capito com'è fatta. E così, e poi giù scende a campana, ecco, è larga. Allora, devo dire la verità, io porto le maglie un po' più strette sotto, queste a campana penso che non mi stiano molto bene, ma questa l'ho misurata e mi piace. Magari se Dio vuole la metterò con un paio di tacchi, ma insomma è stupenda, avevo proprio bisogno di una maglia lunga, vi dico la verità. E poi ancora qui della Liabel mi ha regalato una maglia a collo alto nera caldo cotone, di cui avevo davvero strabisogno e che non trovavo. Scusate se le vedete tutte al rovescio, ma le ho misurate tutte. Comunque, una semplice maglia a mezzo collo praticamente, che può essere sia utilizzata come maglia intima che non. Eccola qui, stupenda. E anche un'altra cosa che adesso vi prendo. E questo praticamente, questo qui della Gladys, sponsorizzato da Raffaella Fico, è un collant, un leggings, un pantacollant felpato, bellissimo, caldissimo. Peccato per la taglia perché purtroppo, ragazze, è molto grande per me. Anche questo l'ho misurato, vedete, semplice davvero. Stretto sotto, ma purtroppo è taglia LXL e è molto largo, è largo in vita, scusate, guardate l'XL, però per fortuna lo può cambiare, andrà lei a cambiarlo e se troverà SM lo prenderà così uguale perché mi piace davvero, sono molto comodi per lavoro, altrimenti mi prenderà un'altra maglia caldo cotone così nera perché ne ho bisogno, quindi qualsiasi cosa va bene. Adesso ragazzi, io vorrei struccarmi qui al volo con voi perché voglio correre a letto, ragazze. Anche io mi sento un po' influenzata e quindi devo per forza andare a letto a riposare perché domani sarà una giornata piena di lavoro. Infatti, credo che vi riprenderò qualcosa per concludere il vlog, però non tanto come oggi. Perché ripeto, ragazze, domani comunque sarà una corsa. È vero che è una cosa bella perché almeno non dovrò prendere il pullman la mattina presto, ma mi accompagnano e questa è una cosa molto, molto ottima per me. Però comunque, ragazze, è sempre uno stress, ma per i genitori e per stare con loro questo ed altro. Quindi
Comunque, oggi al volo sono riuscita a vedere anche la mia migliore amica, vi dico la verità, proprio al volo, perché grazie a lei ci siamo incontrate, che passava, ecco, da vicino casa, e è stato bellissimo, le voglio un sacco di bene, ogni volta è una bella emozione, peccato che andiamo entrambe sempre di fretta. Comunque io vado a lavare i denti e vado a letto, e vi lascio la buonanotte. Buongiorno, buon Santo Stefano. Io faccio colazione con la mia cuginetta. Qui la mia mamma ha preparato i panzerotti, un tipico dolce padolese. Ecco, qui sta preparando gli altri. Buona colazione. Grazie, buongiorno. Finalmente ci vediamo, eccomi qui. Allora, è l'una, io già ho pranzato perché, come vi ho detto ieri, poi sarei dovuta andare via, infatti, eccomi qui. Pronta, ho preparato la valigia e mi stanno venendo a prendere e vado via perché tra meno di un'ora devo lavorare, quindi ecco, devo partire all'istante. Niente ragazze, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Questi comunque sono gli occhiali che mi ha regalato mia mamma, li ho messi oggi, sono davvero molto belli. Allora, vado via questa sera, tutta che vi fece vedere in un vlog, mi piace tantissimo, larga sotto. Niente ragazze, grazie di tutto, grazie di avermi fatto compagnia. Scusate se stamattina ho registrato solo la colazione adesso, questo momento, però sapevo già che fosse stata una mattinata un po' così di corsa. Buon Santo Stefano a tutti e grazie mille per l'ascolto e l'affetto. Vi voglio bene.